Buongiorno, iniziamo questa avventura online nuova di zecca per il sistema espositivo che però non lascia soltanto l'aspetto online della diffusione delle immagini, delle opere che compongono la nostra mostra, ma ci saranno momenti come la presentazione del catalogo cartaceo che vi verrà inviato a tutti e con la mostra fisica che faremo presso il Movies di Castiglione in Tevelina, in cui tutto tornerà, speriamo, nella norma, anche perché saremo in una condizione di normalità dove potremo sicuramente, terminato l'incubo del Covid-19 che dura da un anno, riabbracciarci, stare vicini, parlare, discutere, incontrarci, brindare, eccetera. Quindi vi ringrazio della vostra partecipazione, ma soprattutto devo ringraziare ognuno di voi, perché mi sembra una cosa così importante l'aver aderito a questa mostra, che un ringraziamento è poco. L'aver dedicato questa mostra, come ho fatto io, a delle persone che non ci sono più, ai 100.000 che sono morti, a questo trambusto e questo flagello che sta invadendo l'economia, le finanze, ma anche la vita delle persone, i sentimenti, eccetera, chiaramente meritano un riconoscimento gli artisti che hanno saputo stigmatizzare questi momenti con un'opera e tramandarla come documento. Sono Massimo Andreani, Enzo Angioni, Rossana Bartolozzi, Paolo Berti, c'è il sottoscritto, Gabriele Angelo Cacace, Marco Camilli, Stefano Cianti, Alessandro Cignetti, Lamberto Correggiari, Carlo Cottone, Clara Ricurzio, Marcello Diodallevi, Iskra Anna Donati, Mimmo Emanuele, Michele Famiani, Andrea Gioiosi, Benedetta Iandolo, Simone Martina, Luciana Mascia, Guglielmo Mattei, Patrizia Molinari, Lucio Monaco, Evandro Muti, Roberto Petitti, Antonella Saracino, Raffaella Silvi, Renato Tagliabue, Caterina Tinebra, Gabriella Tinincanti e Antonio Zenadocchio. Questi sono le persone che hanno capito il concetto e la funzione dell'artista che partecipa al suo tempo e alla sua contemporaneità. E la funzione dell'arte è proprio quella di stigmatizzare, fermare, documentare, tramandare quello che succede. E questo periodo storico per noi sicuramente deve essere ricordato nel tempo, quando tutto sarà finito. Abbiamo dedicato, come ho detto, a delle persone che non ci sono più, io particolarmente a Gabriella De Luca e Giovanni Bartoloni, che sono morti durante il periodo del Covid, e voi a tante altre persone. Quindi diciamo che questa mostra ha un valore di commemorazione, ma un valore anche, esposizione dei propri sentimenti, del proprio stato d'animo, della propria partecipazione in questo momento così particolare, storicamente convulso e storicamente strano. Vi ringrazio di aver partecipato. Continueremo a lavorare con l'online e ci rivedremo sicuramente molto molto presto. Ringrazio Caffellini che ci ha tenuto a sostenerci in qualche modo per le spese che noi tutti abbiamo. Ringrazio Progettuscia che sta veramente lavorando con noi
quasi in simbiosi con le sue videoproduzioni, e vi aspetto quanto prima. Presto vi arriverà il catalogo a casa e grazie di tutto. Di seguito vedremo tutte le vostre e le nostre opere.